FBI! Esci dal bagno! Vieni subito fuori dal bagno! Mani sopra la testa. Ha visto quella, la nuova marcatrice IBM Select, che testa. Si possono cambiare i caratteri in 5 Balla secondi, finita. Basta togliere la pallina. Mani sopra la testa! Mani! Ha oltre 200 assegni qui, 4 Mani sopra la testa! Colla liquida, carta, ha perfino indirizzato Mettila a se stesso delle buste paga della Mettila paga. Giù! Lasciala! Calmati! Arrivi tardi, chiaro? Il mio nome è Allen, Barry Allen, servizi segreti degli Stati Uniti. Il tuo uomo ha appena tentato di svignarsela dalla finestra, è in stato di arresto di non sotto so di che cosa condotto. Parli. Come? Credevi che solo l'FBI desse la caccia a questo tipo? Non scherziamo, dai. Sguazza in assegni governativi. Seguiamo una pista di pezzi di carta da mesi ormai. Ehi, ti dispiace togliermi quella pistola dalla faccia, per favore? Veramente, mi rende nervoso. Fammi vedere un documento. Sì, certo. Prendi pure tutto il portafogli. Vuoi anche la mia pistola? Vieni, prendi la mia pistola. Ehi, guarda. Fammi un favore, da un'occhiata fuori. Guarda. Guarda fuori dalla finestra. Il mio collega lo sta accompagnando alla macchina in questo momento. Guarda. Il vecchio se l'è quasi fatta nei pantaloni quando sono entrato qui. È saltato dalla finestra e per poco non è finito sul cofano della mia macchina. Ehi, Marv! Sì? Richiama la polizia. Non voglio un via vai di gente sulla scena del reato. Non mi aspettavo i servizi segreti in questa storia. Non preoccuparti. Come ti chiami? Henry. Carla e Daddy. Ti dispiace farmi vedere il distintivo? Figurati. Scusa, ma non si è mai troppo prudenti oggigiorno. Beh, che sfortuna, Carla. 5 minuti prima avresti beccato un pesce grosso. Non fa niente. 10 secondi dopo ti beccavi una pallottola. Ti dispiace se vengo di sotto con te? Voglio vederlo bene in faccia, quel tipo. Ma certo, figurati, però fammi solo un favore, resta qui un momento mentre porto queste prove di sotto. Sai, non vorrei che qualche cameriera entrasse e si mettesse a rifare la camera. La polizia dovrebbe arrivare a momenti. Aspetta. Il tuo portafogli? Tienilo tu finché non torno. Mi fido. Sì, i servizi segreti. Fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, visto quella bionda davanti? Avrei dovuto fare il pilota. A chi lo dice? Signor Carla, il radio è un'altra grazie. Henry, la tua radio non funziona, Carla. C'è uno vestito da pilota della Panal seduto in una coppia di bimbi bianca davanti al Terminal G. È il Terminal dei Certi. Riesci a vederlo in faccia? Porta un berretto da pilota, secondo me è lui. And we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for flying, honey.
moon, they say. Prendi dalla macchina, Frank! Let's fly, let's Frank! Fly prendi dalla macchina! Tieni la mano in vista! Non sparate! Sono solo un autista! Mi hanno dato $100 per vestirmi così e prendere una persona all'aeroporto! Chi sei venuto a prendere? Hey! Pack up, let's fly away! Buon Natale, Carla! Come mai ci parliamo sempre a Natale, tu e io, Carla? Ogni Natale finisco per parlare con te! Infilati la camicia, Frank. Sei in arresto. Ehi, hai fame? Ti vanno i fagioli, Carla? Hanno dei fagioli meravigliosi qui. Prova! Ci sono 2 dozzine di poliziotti francesi qui fuori. Carla, mi devi credere. Ti volevano arrestare, ma avevano bisogno dell'aiuto di un americano. Hai fame, ne vuoi un po'? Però gli ho detto che non li avrei portati da te se non potevo metterti io le manette. Ce l'hai una pistola? Hai una pistola? Niente pistola? No. Niente pistola. Che mi racconti? Cosa? Che ci sono 2 dozzine di poliziotti francesi fuori la vigilia di Natale? È questo che mi racconti? Sì. Va bene, va bene. Beh, non ci sono finestre qui. Perciò darò un'occhiata dalla porta principale. No, no. Gli ho detto che ti avrei accompagnato fuori e avrei dato il segnale. Tieni, te le puoi mettere da solo. Non posso farlo. Non posso farlo. E sai perché? Perché per me si va ricazzate. Io credo che non ci sia nessuno lì fuori. Io credo che ci siamo solo tu e io. Tutto qua. Credo che ci siamo solo tu e io. Sai una cosa? Dovrei riuscire a prendermi. Non abbiamo tempo per giocare. Oh, bravo. Proprio bravo. Raccontami quello che tu vuoi che io veda. Non ti direi mai una bugia. Però porti la fede. Porti la fede, Carlo. Su questo mi hai detto una bugia. E come? Non mi hai detto una bugia, forse? Una volta mi hai chiesto se avevo una famiglia. Ce l'avevo. Ma adesso non ce l'ho più. Sì. No, non c'è alcun problema. Stiamo uscendo adesso. Oh, bravo, bella questa, davvero bella, dimmi. Hai pagato il portiere dell'albergo per farti questa telefonata? È questo che hai fatto per caso? Era il commissario Luke. Ho un minuto per portarti fuori. Il commissario Luke? Il commissario Luke? Oh, commissario Luke! Beh, Carlo, devo ammetterlo. Mi sembra molto ufficiale, sei bravo. Ma come ti ho già detto, per me ci siamo solo tu e io qui. Solo tu e io, perciò prova a prendermi! Frank! Devi fidarti di me stavolta! Questa gente tu l'hai messa in imbarazzo, Frank. Sono furibondi. Truffi le loro banche, rubi i loro soldi, vivi nel loro paese. Te l'avevo detto che sarebbe finita in questo modo. Che poteva finire solo così. Sarebbe un grosso errore. Sei bravo. Sei bravo, Carl, sai? Continua a vendermi questa bugia. Continua così. Continua a vendermela finché non diventa realtà. Ti uccideranno! Se esci da quella porta, ti uccideranno. È la verità. Sì. Tu hai dei figli, Carlo? Ho una bambina di 4 anni. Me lo giuri su tua figlia? Lo giuri? Lo giuri. Sei stato bravo, Carlo. L'uomo ne tra. Lo prendo, tutto bene. È tutto a posto. L'ho preso. Vous venez avec moi. Doucement. Libero sulla voiture, tout de suite. Ehi, voglio... Voglio che venga messo sul rapporto che Frank Bagnale si è arreso di sua spontanea volontà. Libero sulla voiture. Capito? S'il vous plaît, monsieur. Dove lo portate? S'il vous plaît. Devo venire a chi? Ne quitte pas des yeux. Dove lo portate? S'il vous plaît. Fatemi salire. S'il vous plaît. Fatemi venire con voi. Ehi, fatemi salire in macchina. Allez. C'est déjà fait. Ils ont confirmé le braquage. Sta tranquillo, Frank. Ti farò estradare negli Stati Uniti. Non temere. S'il vous plaît.
Thank you.